La nostra associazione, che è nata nel 1991, ha proprio come scopo peculiare di conservare quello che ancora è rimasto da quello che era questa attività primaria dell'economia milazzese, di tutta la zona ionica, come hanno detto i precedenti interlocutori di tutto il Mediterraneo. Noi abbiamo avuto la fortuna che in quegli anni i miei predecessori hanno cominciato a raccogliere dei reperti che erano rimasti, che erano stati, diciamo, in parte la parola non è corretta, ma conservati da alcuni che avevano assistito all'abbandono da parte della Tonnara, perché la Tonnara, quando fu venduta, fu praticamente depauperata di tutte quelle che erano cose, come addirittura come fu dato tutto come ferro vecchio, perché era una vera e propria industria con delle attrezzature ben precise, con tutto quello che, perché la Tonnara, come voi penso immaginate, era una struttura che era un'industria in tutto e per tutto, perché aveva gli elettricisti, aveva tutte le manovalanze, tutte le strutture, per cui è un'industria autonoma. Tutto quello che c'era dentro questo marfaggio, che praticamente è la parte a terra della Tonnara, era stato venduto come ferro vecchio. Per non parlare anche delle ancore, che a centinaia stazionavano nella zona del Tono di Milazzo, vicino alla chiesetta, e sono state vendute, insomma, quasi per ferro vecchio. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tutelato, abbiamo raccolto quel poco che è rimasto, abbiamo cercato di fare un'attività di repertamento e abbiamo creato prima un piccolo museo proprio nella zona del Tono. Poi, approfittando delle circostanze che si erano venute a creare, abbiamo creato un angolo, può definirsi un museo, con la raccolta di tutti quei pezzi che sono rimasti, e sono esattamente nella piazza Caio Duilio, nella sede in questo momento dell'assessorato della cultura di Milazzo. Noi continuiamo a cercare di fare sopravvivere queste cose, cerchiamo di renderlo fruibile alle scuole, renderlo fruibile a tutte le istituzioni, ai turisti e così via dicendo. Però la cosa principale che bisogna creare è perché tutto sopravvive, creare una cultura dell'appartenenza del territorio a questi beni. I beni devono essere, se vogliono essere, vogliono sopravvivere e vogliono essere conservati, vogliono diventare una risorsa per il popolo stesso, chiaramente devono essere consapevolmente vissuti e devono fare parte della cultura. Infatti noi cerchiamo di fare capire ai giovani che questa qua è una risorsa fondamentale, ed era un'attività economica molto redditizia che caratterizzava il territorio. Questo è quello che bisogna fare, bisogna salvare il palischermo, bisogna che l'assessore regionale cominci a creare una rete, come diceva poc'anzi la rappresentante Italia Nostra, e crei anche delle direttive precise, in maniera tale che, creando sistema, si possa creare la possibilità di salvare questi palischermi e quelli che rimangono, farli diventare dei reperti veramente che possono essere come testimonianza e possono essere un elemento chiaramente di visita, di accrescimento, di economicamente rilevante. E quindi da quello che è il passato si può costruire un futuro che possa essere valido, perché la nostra economia, che dovrebbe essere basata in buona parte sul turismo, è fondamentale che il turismo senza cultura non esiste.